oggi ho il vento contro, non riesco mica a fare chilometri, ne ho fatto 32, ma sto facendo una fatica bestiale, bestiale. Happy Valley, non tanto felice perché qua ha piovuto da stanotte. Riparto, adesso ho 60 km e Dio salvi la regina perché sono in salita, porco. km su una strada così, ragazzi, guarda che condizioni ha la bicicletta. C'è un paltano ladro, piovigicchia, passano i camion e mi disastrano. Paradossalmente il problema qui, che era l'ultimo che pensavo, era quello dell'acqua, cioè dietro questa strada è impensabile prendere dell'acqua e questo è un serio grosso problema perché alla fine sono disidratato. Dovrei riuscire a fare almeno altri 10 km, ma cazzo non ne ho più. Campeggiare, farmi da mangiare, bere, perché sono bere, cazzo, bere, ragazzi. Per il resto, viva l'Alaska. Viva l'Alaska. Signori, arrivati al passo a Tingu, l'ho passato poco tempo fa, ma pensavo che fosse il più alto, invece ragazzi questo è il più alto. Karkapak, questa è la cima, è il passo, qui siamo a forse 1600. Questo è il mio macigno che mi sto portando dietro. Un po' di giorni prima ho conosciuto qui un ragazzo, Kevin, un musher professionista, cani, slitta, figo ragazzi, un moai delle Hawaii che fa 6 mesi all'anno in Alaska perché l'Alaska gli piace da paura, incredibile, incredibile. Ora inizia un po' la discesa, vantaggiosa per molti aspetti, ma sarà fresco. Che dire? Speravo di vedere sto cartello. Questa è una valle meravigliosa, ma sono sfinito. Però prima ho visto un alce. Sì signori, un alce senza corni, probabilmente una femmina, era bella grossa, dunque era gravida. Ho fatto un po' di foto, non so se vengono, vabbè. Era pure a 100 metri più o meno in mezzo al bosco, un po' mimetizzata.
Però è figo, ragazzi, eh. Pare che inizi l'asfalto. Pare.